Bentornati negli studi di Temporadio, lo diamo a Romina Mazza, buongiorno, grazie, bentornata. Buongiorno, adesso grazie. Poi spieghiamo chi è Romina Mazza, e a Massimo Burlini, bentornato. Buongiorno. Allora, Romina Mazza e Massimo Burlini della pasticceria La Carpenedolese, che ovviamente si trova a Carpenedolo, adesso daremo tutte quante le coordinate, i numeri di telefono e quant'altro. Allora, invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo che il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Per chiamarci 0376 63 1709, poi ricordiamo che siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook e sulla pagina Twitter del Gazzettino Nuovo e Temporadio, su YouTube Temporadio Live. Allora, dunque, buongiorno. Dunque, la Carpenedolese dove si trova? Lo diciamo adesso, lo ripeteremo poi a fine appuntamento, anche la pasticceria La Carpenedolese. Si trova a Carpenedolo, appunto, in via Dante Alighieri 43, di fronte al plescio delle scuole medie. I nostri riferimenti telefonici sono, vabbè, il numero fisso che è 030 96 97 057. E appunto ci trovate lì, però abbiamo anche attive sia la pagina Facebook Pasticceria La Carpenedolese che la pagina Instagram, quindi ci trovate anche sui social, e quindi lì restate sempre aggiornati per quanto riguarda sia la pasticceria, diciamo, classica, che le novità che proponiamo. E adesso che ci avviciniamo al periodo natalizio, ovviamente vedrete sia in fase di lavorazione al discorso panettoni, appunto presenteremo tutti i vari gusti di panettone che facciamo. Siamo arrivati a ben 10 gusti, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Adesso ne parliamo. La interrompo un attimo, per chi ci stesse seguendo in streaming, vedono Romina Mazza e Massimo Burlini senza la mascherina, perché sono marito e moglie. Esatto. Vivono sotto lo stesso tetto e quindi non abbiamo avuto bisogno di questo. Ecco, esatto. Questo lo precisiamo visto il periodo che stiamo attraversando, ovviamente. Allora, ecco, stava dicendo appunto, parliamo di gusti, avete 10 gusti? Abbiamo 10 gusti. 10 gusti panettoni. Allora, esatto, quindi il tradizionale con uvetta e arancio candito, con il cedro, chicchi di cioccolato puro, marron glacé, quindi la castagna marron glacé messa nel panettone, morbidissimo e leggerissimo, arancio mandarino, con mandarino tardivo e 10 culli, cioccolato zenzero, dolce cappuccino, che ha un cuore di caffè col cioccolato, la stella Pandora, che è molto leggera, con un profumo solo di scorzetta d'arancio e di limone, la bombetta al pistacchio, che quindi è pasta al pistacchio con le ciliegie marinate, quelle classiche del gelato, una glassatura di cioccolato bianco insaporita di pistacchio e tutta granella di pistacchio sopra. Ride perché vede che mi sto sentendo male. Sì. E la bombetta al gianduia, che è una pasta al cacao con nocciola IGP, cioccolato fondente gianduia, la glassatura di cioccolato fondente con dentro nocciola IGP Piemonte e una scagliettina di cioccolato al latte, proprio così, leggera, ecco. Però non ci fermiamo lì, molto fresco all'ananas, ma poi vorrei anche precisare che l'impasto vuoto, senza canditi, senza uvetta, senza niente, tagliato a mo' di semifreddo con una bella... una chantilly, si può insaporire in vari gusti, e lì poi possiamo dare, al posto del classico dolce tipo torta di pan di Spagna, l'impasto lievitato a semifreddo, che è veramente... ognuno poi sceglie il proprio gusto, ecco. Cioè, voi offrite anche questo impasto vuoto senza... Sì. Perché uno magari può dire, ma sì, a me piace l'impasto lievitato, bello leggero, soffice, ma senza niente, quindi lo può mangiare così, lo può mangiare siringato con la pasta al gianduia, con la crema al gianduia, crema pasticcera, oppure decorato con gli addobbi natalizi per presentarlo in tavola il giorno di Natale o per l'ultimo dell'anno, magari un dolce diverso un po' dal solito. Capita anche chi normalmente compie gli anni per il periodo festivo e dice, ma no, voglio il panettone decorato anche per il compleanno. Anche per, giusto? Si può fare esatto. Tutto, sì. Decorato assolutamente. Esatto. Bene, veramente complimenti. Tra l'altro c'è un
piacere quando Massimo Burlini racconta appunto dei gusti, eccetera, eccetera. Quindi anche decorato per compleanno, perfetto. Tra l'altro, se qualcuno ha bisogno di prenotare, per esempio, magari lo chiedo a Romina Mazza. Questo. Esatto, sì. Ecco, voi avete anche un'app, giusto? Esatto, c'è sì, da circa un anno e mezzo che abbiamo appunto attivato la nostra app. Chi non l'ha ancora fatto, gli invitiamo a scaricarla, perché è molto molto comoda, molto facile da utilizzare, molto intuitiva. L'app appunto si chiama Pasticceria La Carpenedolese e la trovate sia su Google Play che su Apple Store. Come ripeto, è molto facile da utilizzare, consigliamo di scaricarla, di registrarsi e usarla, perché adesso già da un mese a chi prenota tramite l'app non solo il discorso panettoni, che questo verrà attivato nei prossimi giorni, ma tutto il discorso pasticceria, piuttosto che cannoncini, piuttosto che pizzette, prenotandolo attraverso l'app appunto ha lo sconto del 5% su qualunque acquisto, quindi non hanno un minimo di spesa. Cioè non è che imponiamo devono spendere minimo 20 euro per avere lo sconto, no, per qualunque importo viene comunque applicato lo sconto, pagano direttamente in negozio quando vengono a ritirare appunto la merce che hanno ordinato attraverso l'app. È molto interessante, scaricando l'app e utilizzandola, noi per ogni 10 euro di spesa il cliente accumula punti. E anche questi vanno a loro favore, perché a ogni step che noi abbiamo impostato di punti, al cliente spetta un premio che può scegliere. Abbiamo la lista in negozio, in base al tot di punti che raggiunge può decidere di azzerare i punti appunto e ritirare il premio. È molto interessante l'app per quanto riguarda anche i panettoni, stesso viene fatta comunque una promozione per quanto riguarda chi prenota attraverso l'app, ha questa promozione per tutta la durata della produzione dei nostri panettoni. È ovvio che arriveremo a un punto, come abbiamo fatto anche lo scorso anno, che daremo un stop alle prenotazioni, perché poi arriviamo al massimo che noi arriviamo a produrre e quindi lì poi noi blocchiamo le prenotazioni sia sull'app che in negozio, perché proprio non possiamo andare oltre, ecco. No, ma questa è una garanzia però di cioè non siete una fabbrica con la macchina. Bravissimo, sì. Siete umani, quindi appunto. Esatto, e poi molto importante anche il fatto che prenotando attraverso l'app o anche in negozio, non è che il panettone me lo prenotano oggi, devono ritirarlo entro una settimana o entro il giorno dopo, no, lo possono prenotare ora per venire a ritirarlo anche il mattino di Natale, che noi siamo aperti, quindi non c'è poi l'obbligo di venire subito a ritirarlo, quindi possono diciamo portarsi avanti, programmare un po' le cose e hanno diritto appunto a questo sconto. Lo sconto viene applicato anche in negozio, però in negozio viene applicato solamente fino all'8 di dicembre. Quindi verrà poi diciamo deviata su una corsia preferenziale tutta quella clientela che ci facilita tra virgolette il lavoro facendo le prenotazioni attraverso l'app, perché è molto più veloce rispetto alla prenotazione diciamo in negozio piuttosto che telefonica. Vero è anche che comunque restiamo attivi sia al telefono che in negozio, ecco. No, poi sai che cosa stavo pensando, visto che adesso non facciamo finta di niente, cioè stiamo vivendo un periodo particolare, sì. No? Venire in negozio significa metti la mascherina, c'è tutta una serie di cose, no? Quindi con l'app te ne stai a casa tranquillamente e prenoti. Anche perché dimenticavo, oltre al prezzo attraverso l'app vedete anche il panettone, quindi c'è proprio l'immagine affiancata al gusto che voi potete aprire, quindi anche visualizzare. Capisco che vedere non è come assaggiare, però per quest'anno diciamo dobbiamo accontentarci ancora, esatto, ancora così. Però ecco, apro una parentesi sul discorso assaggio. Anche quest'anno purtroppo non siamo presenti alla Fiera del Torrone, perché saremmo un po' limitati al discorso assaggi e cose, e quindi abbiamo valutato un po' e abbiamo preso questa decisione di non essere presenti alla Fiera del Torrone, ma comunque avere il negozio aperto appunto nei giorni che ci sarà la Fiera del Torrone. Quindi trovate il negozio aperto sia la mattina che il pomeriggio, quindi a chi vuol venire a trovarci noi siamo ben lieti
lieti di accogliere. Ecco, non ci saranno gli assaggi, però insomma siamo attivi con la promozione. Certo. Quindi voi state in via Dante Alighieri 43, beh, di fronte al plesso delle scuole medie, quindi lì, insomma, siamo lì, esatto, vabbè, siamo molto vicini. Sì, sì, sì. Okay. Si va anche al caldo, tra l'altro, nel... esatto. Qui anche, va anche bene, così stacchi anche un attimino. Esatto. Ecco. E quindi dunque stava dicendo, quindi ecco appunto, quindi prenotazione, poi tra l'altro c'è anche il problema della capienza nei negozi, quindi prenotate con l'app, scaricatela, esatto, è gratuita e si può usare tranquillamente. Allora, prima di andare in pausa, io direi, allora, via Dante Alighieri ha detto numero 43, a Campenidolo. Ok, e ripetiamo il numero, poi dopo lo ripetiamo ancora, poi certo, dopo andiamo in pausa. 030 allora, 030 96 97 057. Perfetto. Allora, con Romina Mazza e Massimo Burlini della pasticceria La Carpenedolese ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. In compagnia di Romina Mazza e Massimo Burlini della pasticceria La Carpenedolese, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, dunque, venire a Carpenedolo, allora voi sarete aperti, quindi lei ha detto, Romina Mazza, fino alla domenica di Natale addirittura? Sì, 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 noi siamo aperti anche il mattino di Natale. La domenica, la mattina di Natale. Esatto, sì. Dalle 8 alle 12.15 appunto, per chi vuole comunque la pasticceria fresca, per chi dovrà venire ancora a ritirare appunto il panettone, che può essere che prenoti in questi giorni e viene a ritirarlo il mattino di Natale, per noi non è nessun, non c'è un problema. Nessun problema. Ci tenevo a precisare per quanto riguarda il discorso app e tutto quello che noi proponiamo ai nostri clienti, che siamo sempre più una pasticceria 4.0, quindi cerchiamo sempre di adeguarci un attimino ai tempi, senza comunque tralasciare magari le abitudini tradizionali, quindi la telefonata piuttosto che la prenotazione in negozio. Ecco, per quanto riguarda le prenotazioni in negozio, di magari cose un po' particolari, tipo torte personalizzate un po' particolari, che hanno bisogno quindi di un attimino di tempo dedicato, consigliamo appunto l'appuntamento. Ecco, se è possibile programmare sarebbe meglio, anche perché comunque riusciamo a dedicare proprio del tempo prezioso al cliente, e quindi attraverso un appuntamento sicuramente più comodo per il cliente e anche per noi. Passo appunto la parola a Massimo, perché siamo comunque, come dicevo prima, sempre in continuo movimento, aggiornamento, così vi delucida un attimo su quello che è il nostro lavoro quotidiano. Sì, vi volevo parlare della produzione alternativa con farine alternative, nel senso quindi magari con farina di riso, con farina di mais, con fecola di patate, perché comunque ci sono anche chi ha delle intolleranze o comunque delle allergie. È un settore che mi piace da tanti anni seguire, perché abbiamo visto che negli ultimi anni c'è sempre più gente che chiede, e quindi facciamo produzione sia magari con delle farine alternative senza glutine, oppure anche con degli oli, quindi biscottini con l'olio di semi, olio di mais, olio di riso, olio d'oliva, che comunque può dare l'alternativa al classico burro oppure al burro di karité. Abbiamo sia delle torte senza latte, senza glutine, senza uovo, perché comunque anche c'è il settore vegano, che comunque qualcheduno potrebbe dire, io voglio un bacio di dama senza latte, senza glutine, senza uovo. Riusciamo a dare un buon biscottino anche chi vuol mantenere, o per il discorso di allergie, oppure solo perché vuole mangiare un biscottino leggero senza appesantirsi. E quindi cerchiamo di seguire anche questo settore, che è molto molto interessante, e con i prezzi modici, perché tante volte vai in certi locali, in certi negozi, e trovi dei prezzi, e forse a volte anche un po' troppo, ecco. Uno smette di essere vegano, esatto, solo per i prezzi. Quindi, ecco, no, esatto. Sì, sì, questa no, è... Sia come anche riusciamo anche dei semifreddi, senza lattosio, senza latte, vegetali 100%.
Il senza non vuol dire senza gusto, perché comunque viene fatta tanta ricerca appunto per dare prodotti particolari, però senza togliere mai il discorso gusto, perché comunque deve essere un piacere. Ecco, ecco, grazie alla precisazione, perché infatti mi ricordo quando voi parlate, quando raccontate di come fate, di come provate voi stessi, eccetera, eccetera, cioè proprio la passione, no, che ci mettete proprio in... per riuscire a dare sempre un gusto, perché poi dopo tante volte uno si dimentica, perché compra magari la torta normale e il biscottino per chi non può, e allora noi proponiamo magari di far assaggiare anche a una famiglia intera di 10-15 persone una torta alternativa, certo, che trova il gusto, certo, di tutti. Certo, certamente. E quindi allora vi leggo i messaggi, sono tanti. Se volete aggiungere voi quando volete potete farlo. Okay. Salve Mazza, il vostro panettone è veramente qualcosa di speciale. Quindi qua è veramente questa è una testimonianza che è arrivata. Poi ancora vediamo, vado dal fondo un attimo. Massimo, basta parlare dei dolci, io ti ammiro, però rompo la dieta, dice Alice. Cerchiamo di dare qualcosa di alternativo. Però appena detto, ecco Alice, appena detto c'è il biscottino leggero, eccetera, eccetera, con meno grassi, cose di questo tipo, per cui l'alternativa c'è. Siete troppo forti, avete sempre idee nuove, tipo l'app, dice Giulia. Grazie. Mi ricordo quando avevate appunto introdotto l'app. Massimo Ravina, siete due scienziati della pasticceria, complimenti. C'era un messaggio simile, l'avevo intervistato prima, adesso ve lo vado. Per la Fiera del Torrone fate ancora i cannoncini ripieni, che sono una goduria. Sempre. In negozio, però andate in negozio. In negozio. Allora, la quellina in bocca basta una tortura, dice un altro messaggio. Poi a me piacciono particolarmente i vostri canditi, sono speciali, ma dove li trovate? È vero, sono dei canditi un po' meno dolci del classico. Sì, cerchiamo sempre di riuscire ad alternare un attimino il gusto, e è sempre una ricerca. Per cui c'è proprio questo discorso proprio... Ciao Romina, sei bravissima, ciao, quindi grazie. Questo per Romina Mazza. Poi, ciao Burlini, come stai? Sai che a me non piace molto il Pandoro, ma la tua stella Pandora è speciale. Grazie. Per cui, questa è una bella cosa. Buongiorno Romina, fate anche panettoni farciti? Sì, come ha detto appunto prima Massimo, partendo da una base di pasta lievitata, quindi poi sarà anche senza canditi, senza nulla, solo impasto, mettiamo appunto la farcitura che il cliente preferisce, dalla semplice crema gianduia o anche una crema chantilly, quindi presentato il panettone tipo semifreddo, proprio con magari anche la decorazione natalizia, oppure perché no, se è un compleanno, anche con una decorazione dedicata al compleanno, l'abbiamo fatto diverse volte, ecco. Allora, di solito si chiede, sono due messaggi, ve li unisco perché uno è dietro l'altro, di solito si chiede agli enologi, io lo chiedo ai pasticceri, che vino abbinare al vostro panettone, anzi, dice, giro la domanda, che panettone abbinare a uno spumante secco e che panettone abbinare a uno spumante dolce? Avete 10 gusti, se l'hai tirata addosso. Qui, sì, qui proprio... Io ho fatto anche dei corsi con i nostri colleghi e così via. Allora, c'era la tendenza di abbinare il secco al prodotto dolce. Ultimamente si parla di un prodotto stare sempre dolce dolce per non spezzare troppo. Però anche con il maestro diceva che comunque ognuno è libero, è libera scelta, e logicamente non perché sentivo che avete parlato anche con il signore della cantina, un vino rosso di una certa gradazione, col cioccolato fondente a una certa gradazione, è una cosa che è fantastica, ecco. Quindi io do libera scelta al proprio gusto, ecco. Al proprio gusto. Ecco, no, sempre poi... di qualità. Esatto, ovviamente, no, perché tutti ti dicono, per esempio, col panettone eccetera eccetera, la bollicina perché sgrassa eccetera, eccetera, però se a uno piace un bel vino rosso corposo, perché assolutamente. Un cioccolato fondente è un buon abbinamento. Allora, buongiorno Bullini, perché il vostro panettone bisogna consumarlo entro qualche giorno? Beh, non è che proprio ti scada così, però questa è una cosa importante, perché... Avete detto che voi appunto è una pasticceria artigianale, appunto non è una, e non ci sono conservanti. Ecco, e in più cerchiamo sempre di dare la cottura ottimale, e cerchiamo sempre di magari cercare di abbondare un attimino con l'umidità
il gusto, l'uvetta bagnata in una certa maniera, il burro aumentato leggermente di dosaggio, e quindi ci sono dei pro e contro. Purtroppo bisogna accorciare il limite della scadenza, i tempi di scadenza, e in più il discorso del prodotto, quando poi uno viene a ritirarlo non lo può tenere in una cucina a 25 gradi, perché comunque poi lui butta fuori la propria umidità, bisogna tenerlo in un luogo fresco oppure a ritirarlo più tardi possibile. Scusatemi, ma chiunque cucini sa che se prepara la pasta o prepara il risotto, poi vengono a mangiare due ore dopo, cioè non è più la stessa, cioè se scotta, anche se la scaldi poi diventa, cioè figuriamoci, perché è pasta fatta in casa, appunto, cioè proprio cucinata in casa, intendo dire cucinata in casa. Se tu hai il riso che ti dopo un mese è ancora lì perfetto, forse qualcosa c'è di strano, qualcosa c'è che non va, qualcosa di strano c'è, o sbaglio, ecco, sì, appunto, per cui quindi è proprio una garanzia proprio di genuinità proprio. Allora, è vero, chiedono, che i panettoni nascono a testa in giù come i pipistrelli, non so se i pipistrelli nascono a testa in giù, però vabbè, stanno appesi a testa in giù, cuociono, bisogna girarli perché la struttura del panettone, lo zucchero essendo caldo deve cristallizzare per poi lasciare la propria forma. Quindi vengono appesi a testa in giù. Quindi la parte che si allarga è proprio la parte che praticamente deve essere girato. Ma dai. Allora, buongiorno Romina, buongiorno Massimo. Buongiorno. Voglio ringraziarvi perché portate avanti una tradizione che secondo me è scienza e anche arte. Grazie. E questo è la nostra ricerca, ecco. Infatti la parte artistica forse sia proprio i vostri abbinamenti di gusti e la vostra ricerca, eccetera. Scienza, perché se sgarri un attimino, anziché una prelibatezza, fai una. Capita. Per cui è veramente, veramente, sì, è una. Per comunque provare, capita. Usate un metodo scientifico praticamente. Romina, sono una tua ammiratrice, però stamattina ti vedo triste, dice Milena. No. Dai, veniamo da periodi molto intensi. Esatto. Poi è stata anche un periodo di super lavoro. Stiamo già lavorando, sì, parecchio, sì. Massimo, stai sfatando il mito delle bollicine. Lì. Ma per esempio, scusi, burlini, un bel marsala, qualcosa di io questo tipo? Io lo metterei volentieri. Eh? Io lo metterei. Infatti, appunto. Allora, avete qualche cosa con lo zabaione anche, no? Non c'è? Sì, c'è. Facciamo la tipica torta Elvizia, che è mantovana, ma noi siamo proprio vicini, e usiamo ancora lo zabaione, quello fatto come una volta, ecco, uova, porli e... Marsala. Allora, per cui c'è anche questo, mi è venuto in mente proprio per il marsala. Fate il catering a domicilio, chiedono. Adesso siamo in sospeso con questa cosa, appunto per il discorso della pandemia, quindi per adesso siamo ancora fermi con questo lavoro. Di norma sì, cioè normalmente in condizioni normali sì, adesso siamo ancora in sospeso, ecco, sì, troppe limitazioni, quindi per il momento siamo fermi, ecco, per quanto riguarda il catering. Sì. C'è ancora la giornata della degustazione? Magari. Allora, ogni anno prendo da voi sia il panettone che la colomba, sono davvero speciali, speciali. Consiglio a tutti la Carpenedolese, dice Massimo di Castiglione. Grazie. Quindi arriva da Castiglione. Poi ancora, quali sono le nocciole più buone? Voi le vendete? Chiede Mariangela. No, non vendiamo nocciole, no. Materie prime non possiamo, ecco. La bombetta al pistacchio è buonissima. Benissimo. Poi ancora, avete confezioni di regalo per il panettone? Sapete, quando ti invitano a cena? Sì. Fai una bella figura, sì, ovviamente. Quindi avete, vi inviterei anche a passare, sì, perché poi per il, appunto per la Fiera del Torrone, nonostante non esponiamo, comunque abbiamo il negozio aperto e preparerò appunto delle confezioni regalo, sia comprensive di panettone, ma anche con le nostre appunto biscotterie. Quindi vi invito a passare, ecco. Allora, siamo in chiusura, noi cominciamo con ringraziare Romina Mazza e Massimo Burlini della pasticceria La Carpenedolese. Grazie a voi dell'ospitalità. Numero di telefono me l'ero appuntato: 030 96 97 057. Adesso lo ripetiamo: via Dante Alighieri 43. L'app invece? Pasticceria La Carpenedolese, quindi facilissimo. Come si dice? Proprio facilissimo. Okay. Telefono, avevo detto che lo ripetevamo: 030 96 97 057. Grazie a voi. Grazie, sempre un piacere. Grazie.